Il pubblico si ferma per un selfie iniziale. Abbiamo già avuto modo di sentire la direttrice artistica della manifestazione che ci ha sottolineato che prioritariamente, prevalentemente sono tutti artigiani, semiprofessionisti, amanti, appassionati. Molti, la stragrande maggioranza, sono hobbisti che amano creare, fare queste creazioni artistiche, ma in genere, ma in particolarmente per il periodo di Natale. Momenti ci sono anche, c'è anche l'arte presepiale, come potete vedere, c'è un po' di tutto. L'obiettivo è quello, ecco, di innanzitutto restituire anche un clima di normalità, anche se le difficoltà, siamo ancora nel pieno della pandemia. C'è le musiche, le luci, oltre la città, sì, essere in uno spazio. Abbiamo cercato di creare proprio un ambiente accogliente. Limiteremo al massimo gli eventi per evitare assembramenti. Ci fa molto piacere, non possiamo fare altro che complimentarvi e soprattutto la ringraziamo di sopportarci, perché siamo sempre Positano News è un veicolo straordinario. Siamo anticipati anche se l'apertura intanto c'ha, sì, alle 17. C'ha cadenze oggi e domani. Sì, oggi e domani. Poi il giorno dell'Immacolata, giorno 8. Poi abbiamo l'11 e il 12, la chiamata del 12 è particolare perché saremo anche in, diciamo, in convivenza non forciata, ma piacevole con lo slogan del mercato della terra, che ogni è il loro appuntamento fisso, lui, ma sarà una ricchezza in più, un valore aggiunto, modo per esaltare sia l'uno che l'altro. Loro stessi si immedesimeranno nella assolutamente questo. E poi abbiamo il 18, il 19, 2 gennaio e 6 gennaio con Federico. Ovviamente avremmo voluto uno spazio sostanziale riservato solo a questo, ma ovviamente dovete capire che è un'attività mercatale, cioè, che ha le sue esigenze, cioè, dei concessionari, che io ringrazio per la disponibilità, perché ci siamo sentiti, c'è questo nuovo modo, se mi non sentite, un momento di concertazione con gli stessi per condividere, ma anche poi eventualmente anche per differenziarci. Però l'importante è parlarsi. Ringrazio, signori hanno dato una mano. Questi signori sono di straordinaria importanza perché il vicepresidente della Prologo, che è il motore di questa iniziativa, e quindi la verità è un motore sempre, perché a stagione facciamo i barche, offriamo ai turisti, agli ospiti in giro tutta l'Europa, la vernata organizziamo la nostra. Io a tutti e due non posso fare altro che complimentare. Siamo, diciamo così, alla prima edizione, ma noi non facciamo caso alle edizioni. Certo, i tempi e il Covid manca il quinto senso, il sesto senso, è un profumo di, non dico alla maniera altoatesina di Vincoli oppure di Castagna Rossi, però la congeliamo sicuramente e gettiamo le basi per l'anno prossimo. E vediamo, chissà che da qui al 6 gennaio non possiamo affinare il gusto. Arriva Babbo Natale. Purtroppo il protocollo Covid domani ci sarà anche per i bambini. Già siamo qua i bambini. La domenica ci sarà una casetta di Babbo Natale con Babbo Natale per accogliere le letterine dei bambini da spendere. Okay. Mercatino, qualcosa di evento faremo soprattutto per i bambini. Il 19 mattina e il 2 gennaio faremo un teatrino dei burattini per i fratelli Mercatino. Però vedetemi un attimo, permetti solo di dire questo. Per noi il Natale è anche solidarietà. In fondo ci sono tre stand dell'associazione Il Colibrì, per quanto riguarda l'Africa e l'AIFO. Il Natale è anche sensibilizzazione e anche capire che ci sono tanti problemi. È Natale per tutti, è assolutamente. E poi siamo questo andati. Progetto, concludo, nasce anche grazie alla disponibilità e alla condivisione anche di cofinanziamento con la Camera di Commercio di Napoli e di un protocollo d'intesa che è stato fatto anche con la Coldiretti, perché vedrete ci sono anche degli stand della Coldiretti già pronti che riceveranno. E forse presidente della Camera di Commercio può darsi che oggi stesso, stasera, ci possa essere con noi per inaugurare questa situazione. Intanto dove sta la genialità dell'idea? La genialità sta nel fatto che andare in una piazza, ai mercatini, in un periodo incerto, piove, non piove, e invece esco da casa che sta piovendo per raggiungere un posto che sicuramente sono accogliuto.
e di questo posto noi vogliamo fare un veicolo culturale di attrazione turistica. Questo volevo aggiungere, un posto come questo va sicuramente diciamo, valorizzato, un'iniziativa come questa e non solo. Grazie, grazie, ancora complimenti. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi. Che bella! Maria. Amico Rocco, buonasera. Saluti, auguri e complimenti. Grazie. Ciao, buonasera. La moda del filato. Com'è il vostro nome, signora? Ottavia, bellissimo questo albero, con le bigotte natalizie, possiamo definirle così. Eccola, eccola. Ci manca la tarta principe, ci manca il vestito. Ecore. Bellissimi. Hai coniugato arte povera con maestria del riciclo, disegno. Sempre riciclo. Riciclo. Auguri, complimenti. Grazie. Fina pranzo. Monica e Monica fanno queste belle ceramiche, che piccolori, fatte a mano. Complimenti ragazzi, anche quelle collane, bellissima. Grazie. Ok, grazie. Buonasera, saluti, auguri, complimenti per il vostro banchetto. Grazie. Si contraddistingue da tutti quanti gli altri. Magnifico. Probabilmente o è quello più costoso. Non lo so, non l'ho fatto il giro. Sono cose meravigliose, in vetro, cristallo. Sì, no, è vetro funziona.